Cosa pensa in questo momento? Ma intanto in questo momento ho un grande dolore e dispiacere che, diciamo, sovrasta un po' la possibilità di riflettere con calma. Poi l'immagine che mi viene subito è quella di un uomo che ha saputo interpretare il suo ruolo di fratello di Alvaro senza farsi sovrastare e senza sovrastare Alvaro, nel senso che lui avvertiva tutto il peso di custodire la memoria di Alvaro, di ricordarlo, di farlo studiare bene, che le sue carte non andassero dispesse in cattive mani. E nello stesso tempo, però, come dire, era Don Massimo, non utilizzava il nome di Alvaro, tant'è vero che lui, quando parlava del fratello scrittore, quando parlava dello scrittore lo chiamava Alvaro, quando parlava del fratello, quindi del familiare, lo chiamava Corrado. Aveva questa bellissima distinzione dei ruoli, la grandezza dello scrittore e poi l'umanità del fratello. Lui è stato un uomo che ha cercato di apparire il meno possibile, persona schiva, sobria, timida, ma nello stesso tempo di grande capacità dialogiche. E poi quando si scioglieva era di una ironia, di un umorismo, di una forza di ridere, di fare autoironia anche, che lasciava stupefatti. E poi io credo che sia stato un uomo colto, anche se non lo voleva fare trasparire, come ho scritto sul giornale, quando tu lo vedevi ti sembrava un vecchio curato di campagna, con abiti, diciamo, sobri, con vestiti
poco appariscenti, non badava mai all'eleganza. Lui non voleva mai apparire, voleva essere, soprattutto, essere Don Massimo, essere il fratello di Alvaro. E quindi dicevo colto, lui sapeva tutto quello che avevano scritto del fratello, conosceva gli autori che avevano avuto rapporto con Alvaro, conosceva gli autori calabresi e aveva anche una grande capacità di giudizio, di valutazione, e capivi da uno sguardo, da un sorriso, quello che pensava della scrittura degli altri. Non si abbandonava mai a giudizi polemici, però, come dire, da un cenno che lo conosceva, da un'ironia, da una battuta, tu capivi che lui stava dando un giudizio positivo. Quanti anni sono passati dal suo arrivo a Caraffa? Era l'aprile del 1943 e da allora in poi, per 70 anni, il nostro paese è diventato anche il suo. Quante persone da qui lui ha salutato, giovani, adulti, anziani, li ha benedetti e per loro ha pregato perché siano in cielo. Massimo in questo momento vive già una